Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome. Allora, togliamo subito la pausa perché qua abbiamo da far passare un pochettino di tempo per toglierci la Aggressive Expansion che abbiamo ottenuto dalla nostra ultima guerra, con cui siamo riusciti finalmente a espanderci verso Oriente, come era ambizione di Alessandro Magno, e andare a confinare con l'enorme impero di Mauria. Che sarà davvero un bel problema a gestire, perché sicuro è molto problematico. Questo in guerra con la Parthia, Scitia e Koskoi. Ah, ed è sotto la rivolta dei Seleucidi. Ok. Direi c'è Koskoi. Ha un casus belli contro Mauri, ma la Mauri verosimilmente non andrai mai in guerra con nessuno. Invece è in guerra con... della gente. Con chi è in guerra in questo momento? Eh sì, vabbè, con questi... con quell'insignificanza là. E tanto in questo momento non abbiamo nessuna... necessità... stiamo costruendo dei forti già, vero? Non abbiamo nessuna necessità di entrare in guerra perché non abbiamo la possibilità di sostenerla per l'aggressive expansion e per quello che abbiamo appena dovuto affrontare. In realtà siamo... manpower è pieno. Soldi siamo pieni. Nulla. Allora, mentre invece qua abbiamo due province che ancora ci mancano. Qua abbiamo una tregua fino al... 77, quindi ancora 5 anni. Mentre qui tra l'altro ci mancano ancora 3 province per arrivare a Gordione. Ah, qua fino a ottobre 72, quindi in realtà non mancherebbe molto. Velocizziamo un po' il discorso e ottobre ci arriviamo. Mentre invece i nostri ragazzini là non erano anche quasi fatto. 13 anni, tra 13 anni ci mangiamo Dodecascoinos finalmente. Ok, va bene, chi se ne frega. È una roba fantastica. È davvero una bella cosa. C'è morto qualcuno, adesso vediamo un attimo cosa... era un generale, sì. Sì. Stiamo finendo i generali, tra l'altro. Non abbiamo più gente. Perché abbiamo troppi eserciti qua in giro e non abbiamo annesso dei... Dovremmo quasi annettere la Blemmia qua. O comunque qualcuno di questi staterelli qua in modo da poterci permettere i... Tipo allora mine sono alleati con Saba. Ok. Che è quella roba gigante là sotto. Com'è che hanno 90 corti? Sono due province? Sono due cavolo di province? Hanno un casus belli contro me, contro Savo e contro la Tamu di Revolt. Come fanno? Come fanno? Non abbiamo più governatori. Porsche, vasce. Nulla, allora io preparerei una guerra contro la Blemmia a sto punto. La Blemmia quanta gente ha? 26, non è infattibile, allora. Questi qua, questo 42 qua che ci ha lasciato i nostri cari... vabbè. Non si cari amici, allora selezioniamo questo e lo mandiamo. Ma sta partendo, sì. E lo mandiamo in giù di là. E poi dopo mandiamo anche l'altro, così annettiamo questi... questo piccolo stato che dovrebbe darci comunque un po' di famiglie con cui ripopolare la nostra gente. Ed è comunque un po' di tempo che era necessario annettere la Blemmia. Non dovrebbero essere alleati con nessuno, penso. No, infatti. Importa da loro ed esporta da altri, ma boh. Così dovremmo farci un po' di famiglie e riuscire a... ok, avanzamento religioso. Quindi cosa possiamo fare?
Nulla. Income is assassinate tribesmen for defense, court recruit speed. Ma il fort defense potrebbe essere, ma noi facciamo quasi mai delle guerre difensive. Abilità di assalto. No, ma l'assalto non lo faccio mai perché ci muore quasi tutta la gente. L'assalto dovrebbe essere quel modo in cui skippi l'assedio, lo velocizzi, ma poi alla fin fine. Chi è che supporta una persona sbagliata? Ehi, carissimi miei. No, è lui, è lui. È Filone quello giusto, eh. Non Antigone seconda. Sono tutti belli paffutelli, i miei figli. Parappa the Rapper. Dove? Sì, stanno passando di qua. Ok, buono. Prenderanno una vagonata di attrito, però non dovrebbe essere troppo un problema, perché tanto ne guadagniamo 5.000 al mese, quindi. Stiamo tranquilli per ora, stiamo tranquilli. Poi dopo dovremo valutare comunque delle altre aree in cui espanderci. Eventualmente se avremo bisogno di altra popolazione. Perché qua di staterelle piccole non è che ne esistano più tantissimi. Perché stanno diventando tutti dei super giga blob. Cioè ci sono Cartagine e Roma che qua stanno inglobando tutto. C'è la Erulia, cos'è? Sì, l'Erulia che sta inglobando tutto. Ah, la lato Biccia non me la ricordavo. Cioè tutti gli stati piccoli stanno sparendo pian piano. Taulantia. Là c'è la Mauria qua. La Tracia anzi è praticamente esplosa. Oh, mi spiace, Misia Brettene. Ah, perché c'è la rivolta di Tracia. E Mimontus è con qualcuno. È allato con Tracia e Frigia. What? È vero che la Frigia praticamente non esiste più. Cioè, la Frigia è su quattro pezzetti sparsi. Anche la Tracia è su dei pezzetti sparsi. Per cui, anche se dovessi dichiarare la guerra a Mimontus, non credo che sarebbe una cosa. No, una tregua. Una tregua. No, l'alleanza è solo con la Scittia. Questa no, non abbiamo nessuno. Ok, mettiamo questo. Perché sennò se non andiamo avanti di tecnologia siamo fregati davvero molto molto male. Riusciamo a muoverci qua con sta guerra. Abbiamo un casus belli tra l'altro. Ah, è morta l'altra pretendente. Cioè, la mia zia. What? Aspetta. Sì, no, abbiamo un casus belli. Dove stanno andando? A Kerethera. Ah, noi lì andiamo a picchiare in fretta. Dai, 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 prima che prendano tutto. Potreste anche muovervi un po' più spediti, eh. Ah, già morti, ok. Ah, niente, uno è morto, fine. Sono stati distribuiti in questo modo, uno è morto. Va bene. Quelli che erano quei 25.000 che stavano morendo? Ah, probabilmente sono quelli che hanno sconfitto i barbari. Scorned Family, sostenidi. Ma perché non c'ho. Scusate, sostenidi, avete qualcuno? Ah, sì, avete qualcuno. Ma zero? Ha zero di finezza questo uomo? Scommettiamo la comando di uno dei due eserciti che va a fare la guerra, dai, così è tanto contento che va in prima linea a combattere, a morire per la patria, vai. Oh, così siete contenti, tranquilli e felici che avete un familiare che va a morire. Adesso mi rompete le scatole perché dite, non ci dai dei soldi. Vabbè. Abbiamo davvero tanti eserciti per la popolazione che abbiamo in questo momento. Cioè, più che altro per i nobili che abbiamo in questo momento. Qua prendono un attrito infinito. Loro, ma costantemente, tipo, per cui.
Sì, ci serve questa guerrettina. Non tanto per l'espansione territoriale, ma per le famiglie. Poi dopo ci teniamo questi altri piccoli qua, se dovessimo incorrere di nuovo nello stesso problema. Altrimenti mi sa che ci conviene investire tutte le nostre forze, i nostri averi per andare contro la Maure. Tra l'altro io direi che possiamo anche fare dei training ground un po' in giro a caso. Visto che abbiamo tanti tanti soldi e tanti ancora ne guadagniamo, in modo da avere tanto manpower e non doverci preoccupare in seguito. No, perdi lealtà, tanto ce l'hai al massimo. No, non volevo. Siamo 16.000, guarda, qua costruiamo come se non ci fosse un domani. Oh, là no. Vai. Ah, ok, c'è un tizio che è venuto dall'estero nella nostra famiglia, va bene. Abbiamo più gente, magari possiamo metterlo governatore. Io abbiamo speso metà dei nostri soldi e comunque siamo ancora pieni. Ma scusa, è arrivato un tizio straniero, ci hanno detto. Dov'è sto tizio straniero che è appena arrivato? Ma sono quasi tutte donne vecchie, che cavolo? Cioè, ma di bambini abbiamo pochissimi, perché non fanno figli? Non è per niente tarata sta cosa. Ma non vedo neanche chi è quel tizio. Scusa, questa è sposata? No, ma ha 15 anni, non la considera. Boh. Qua manca un governatore, ma non abbiamo nessuno da mettere. Ok, ci siamo? Pronti, vabbè. Voi muovete qua. Che per muovervi era meglio avervi separati, però. Un milione e mezzo di persone abbiamo al momento. Dai, adesso li unisco. Vai. Merge. Ah, lasciamo passare il mese così sistema. Ok. Cos'è? L'autosave che mi sta. Sì. Pronti? Vadi. Blemmia. Mi spiace, è durato a lungo la nostra amicizia, ma fino a troppo. Cioè, in realtà è dal primo episodio probabilmente che dico: ah, voglio fare guerra alla Blemmia, ma non abbiamo ancora fatto guerra. Questa è la prima volta e anche l'ultima. Verosimilmente. Beh, sono morti tutti già, eh? Ah, non possono muoversi perché c'ha il forte. Porsche, vasce. Ok, metà andate via così non prendiamo troppo attrito. Ma sono 105 persone, sì. Papiro della rivolta seleucide, va bene. Non mi ricordo se perdiamo popolarità prendendo la gente, o se perdiamo legittimità. Popolarità l'abbiamo molto alta, per cui non dovrebbe essere un problema. Perdiamo 5.300, ma l'assedio di Canarbis, ottimo. Qua stanno cercando inutilmente di assediare. Credo che siano zone desertiche anche qua. Sì, è tutta zona desertica. Sì, facciamo le Olimpiadi come al solito. Ah, posso direttamente scendere giù perché questo lo sto prendendo in automatico.
Mi sa, eh. Questi posso anche mandarli via. Li rispediamo, boh, dov'è che erano qua? Poi qua. Ma forse posso anche già fare la pace senza neanche uccidere della gente inutile. Sì, dammi tutto. Dammi anche dei soldi, già che ci sei, perché tanto cosa te ne fai, tenerli. Vada. Allora. Sì, perdo popolarità. E adesso ne guadagnerò adesso per le Olimpiadi, quindi... Naravidi, Amid, Petusamid e Timorid. Vada, tutti i nostri amici. Adesso abbiamo delle Scorned Family, ovviamente, però... Era abbastanza chiaro che sarebbe successo. Però adesso probabilmente possiamo mettere un governatore là e sarà anche uno di quelli loro. Sì. Guarda, un Petubaster. Ah, Elephas Agrum, abbiamo della gente che muore di fame? Oh, spostiamoli. Li muoviamo a... Arrakos. No, muoiono ancora di fame. Muoviamoli a... Arrakos. Scorned Family. Ma non ci interessa il granaio, scusate. Naravidi e gli Ahmid. Ah, mi hai detto? Ahmid e Naravidi. Questo è molto molto buono. Sì, tra l'altro perché ho messo lui, vabbè. Lui qua. Così gli eserciti importanti che potevo fargli comandare. Tipo questi 32.000 li diamo che erano quelli di mia zia. Un Naravide o un Ahmid? Questo Ahmid ha una... Ha una corruzione altissima. Questo Naravid è molto meglio. Adesso solo gli Ahmid sono presi male. Abbiamo questo esercito qua che possiamo dare a un Ahmid. Diamolo a lui che è un po' più scarsino, ma... ok, ma era dei nostri? Era un seleucide dei nostri? Ma ancora muoiono a Elephas Agrum. Perché muoiono? Ah, per il looted. Non posso costruirci un granaio. Togli questo e fai un granaio. Della fortezza non me ne faccio niente, tra l'altro. La rivolta seleucide ci dà dei soldi, ok. Qua anche c'è un forte che non ci serve. C'è un granaio che qua non sono messi benissimo. Vada. What? Non so cosa ho cliccato. Non so cosa ho premuto. È successo qualcosa nel mentre. Tribal Income, ma non abbiamo un Kaiser e niente, vassali. Facciamo il... Quello sui Tribesmen, perché non so cosa fare. Enact Law, va bene. Civic Tech Investment, sì. Slave Needed for Surplus. Ma sono tutte le leggi buone, perché l'hanno nascosta da quell'altra? Cittadini, sì. Guadagni dal commercio, buono. Adesso, no vabbè, il Freeman ci sta ancora, dai. No, teniamolo per ora. Non so di nuovo che cosa ho cliccato. Stiamo prendendo parecchia popolarità in questo momento, eh. Però dovrebbe salire pian pianino, per cui...
Adesso dovremmo avere almeno un pochettino di tranquillità. Abbiamo degli stratosti di nuovo senza comandanti. Porca miseria. Vai con questo. Va bene, dai. E con questo Naravide. Nauticon non ci interessa. Questo Stratos qua. Mettiamo. Questo è fortissimo. Mannaggia, 12. È parecchio buono. Oddio, come vuole. Cosa sai fare tu? Lo mettiamo a. Ah, guarda. Tu sei bravo in finezza? No, proprio no. Allora aspetta. Abbiamo. Qualche tizio qua più scarso di te. Sì, l'epiproxeno. Che ha 4, lui ne ha 9. Allora mettiamo come epiproxeno lui che. Arsiotef Timolid. Vadi. Ok. E qua ci mettiamo qualcuno che ha una buona finezza. Tipo questo Ahmid. Ahmid! Ma direi che con questo possiamo concludere l'episodio perché già sono trascorsi i nostri usuali 20 minuti. Quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.